Proseguiamo con il telegiornale. È stato presentato il bilancio provinciale all'insegna anche di dichiarazioni politiche forti. Tutti i dettagli nel servizio del direttore Davide Bucci. Non c'è bisogno di autodeterminazione, parola di Luis Durnwalder. Il presidente della giunta provinciale Alto Atesina, nella relazione al bilancio della provincia autonoma di Bolzano, lo ha detto a chiare lettere. Non esiste alcun segno visibile di crisi, alcuna forma di oppressione da parte dell'Italia e tantomeno una violazione del Trattato di Parigi tale da rendere legittima la richiesta di autodeterminazione. Il governatore altoatesino ha toccato la questione parlando della discussione innescata in occasione delle celebrazioni per il bicentenario dei moti tirolesi. L'invocazione all'autodeterminazione, ha detto ancora Durnwalder, ci danneggia più di quanto non ci aiuti. Queste richieste minano le premesse basilari su cui si fonda la nostra autonomia perché mette in discussione il trattato su cui essa si poggia. Ma veniamo alle priorità indicate dal presidente Durnwalder nella sua relazione. È difficile perché noi dobbiamo reagire a questa crisi nella quale troviamoci e qui trattasi di aiutare le imprese affinché non debbano pagare tutte le tasse imposte prima, specialmente l'IRAP. Abbiamo previsto che riduciamo, anzi annulliamo quella parte che spetta alla provincia e poi anche che loro possano fare investimenti, specialmente il programma per nuove cubature affinché possano ampliare le case, risanare le case, poi il problema dell'energia e anche il problema del traffico. Questi sono i punti essenziali, naturalmente è così, che non è qualcosa di nuovo nel senso che in passato per questi settori non abbiamo fatto niente, però dobbiamo reagire alla situazione odierna anche per quanto riguarda ricerca, innovazioni, eccetera. Noi abbiamo un bilancio che non è povero, però più povero in confronto degli anni passati. Noi abbiamo entrate in meno e dall'altra parte sappiamo che abbiamo un aumento di costi e perciò questo bilancio è sicuramente la prima volta che non ha più quella somma dell'ultimo anno. Però devo dire che visto tutto insieme possiamo ancora essere felici che abbiamo ancora un bilancio che ci autorizza e che ci dà la possibilità di poter lavorare. Durnwalder ha affrontato anche il tema dell'intesa raggiunta di recente con il ministro Tremonti per la modifica di alcuni criteri per i trasferimenti finanziari da Roma a Bolzano. Se questa intesa, ha detto, in qualche modo riduce il volume dei finanziamenti, si tratta però di una soluzione che sostituisce entrate garantite ad entrate insicure, spesso ancora virtuali. Durnwalder infine ha ricordato che con Roma sono ancora in corso trattative per nuove competenze da delegare alla provincia autonoma, tra le quali ha citato quella sulla RAI tedesca e ladina e quella sul cofinanziamento della Libera Università di Bolzano.